Lo so, sto diventando un po' dilancentrico, però il momento richiede chiarezza. Ho fatto i compiti a casa, ho preso tutte le dichiarazioni che ci sono state, ho tentato di comunicare con Bonelli, ma ho capito perché non mi viene risposto in modo chiaro e oggi finalmente capiamo che cosa succederà al pianeta dei morti, insieme a voi, dopo le dichiarazioni un po' scioccanti di Alessandro Bilotta sul suo profilo Facebook di ieri sera, più o meno. Ma partiamo dall'inizio, non partiamo dalla fine come nella saga del Pianeta dei Morti. Bentornati, cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita. Qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Ed oggi è importante chiarire questo concetto perché c'è gente che sta spendendo soldi. E non mi riferisco a me o soltanto a me, ovviamente, sulla saga del Pianeta dei Morti. Saga che è stata ristampata, che è ristampata da un po' di tempo in cartonato e i cartonati costano soldini. E quando si inizia qualcosa la si vuol vedere completa, non incompleta, soprattutto se si sta spendendo un bel po' di soldini. Questo tanto per far capire, secondo me, la non gravità della situazione, ma l'attenzione che questo prodotto in particolare di Bonelli si sta portando dietro, soprattutto perché è l'incarnazione del Dylan Dog più interessante da 10 anni a sta parte, più o meno, una cosa del genere. Ma andiamo per ordine, probabilmente voi non conoscete neanche che cos'è il Pianeta dei Morti, o qualcuno non lo conoscerà. Il Pianeta dei Morti non è altro che una saga distopica su un futuro ipotetico di quello che potrà essere Dylan Dog da anziano. Un futuro in cui, nato dalla penna, dall'idea di Alessandro Bilotta, pubblicato per la prima volta nel Color Fest numero 2, quindi evidentemente anche figlia della gestione Recchioni. Non iniziamo, perché Recchioni poi fa. No, è figlia della gestione Recchioni anche questa cosa qui. E difatti poi leggiamo una sua dichiarazione. Il Pianeta dei Morti inizia praticamente dalla fine. Perché Alessandro Bilotta, quando ha scritto quella storia, appunto di 96 pagine, poi diventano più lunghe perché viene spostata nello speciale, diventano 168. Quando ha iniziato quella storia, doveva essere una storia a sé, unica, una distopia in cui Dylan Dog è anziano, c'è un apocalisse zombie, non vi dico perché, per come, perché è una saga che voglio che leggiate. E purtroppo Grucio diventa il caso zero, il primo zombie uscito da questa cosa. C'è Xabaras, c'è tanto pathos, c'è tanta veramente penna di Bilotta. E questo va detto, questo va detto. Ah, una cosa importante, per tutti quanti quelli, saranno un paio che mi scrivono di non parlare troppo di una cosa oppure troppo appassionatamente di una cosa, perché sennò sembra che parteggio. Avete sbagliato canale. Solo quello, niente di più. Comunque, allora. Ah, non vi ho fatto venire più vicino. Mi sto a tenere alla lontananza. Non va bene. Quindi, questa saga è iniziata ormai più di 10 anni fa. Adesso ci facciamo un excursus. Da pochissimo tempo, dal 2021, è stata ristampata in cartonato. Questi cartonati grandi, belli, che fanno vedere dei bei disegni. Che fanno la differenza. In questo caso è a colori, ma è soltanto questa qui a colori, oltre ovviamente quella che sarà l'ultima storia che stamperanno sul cartonato, e cronologicamente sarà l'ultima, perché da quel Color Fest poi sono partite una serie di storie e si è iniziato il racconto, si è partito dalla fine per poi proseguire e ricollegarsi a quella fine dalla quale si era partito. Un volume cartonato molto bello, a qualche extra dei redazionali. C'ho il microfono proprio in mezzo. Costo 19 euro. Non mi ricordo se è, no, è salito il costo del. Ve lo dico subito, ce l'ho qua dietro. Eccolo qua. Eh sì, il volume 5 costa 20 euro. Appena visto sul sito, però. Gli altri volumi sono rimasti sul sito a 19 euro, quindi non c'è stato un sovrapprezzo sui vecchi. Può darsi che questo costa 20 perché sono più pagine, anche se mi sembra strano. Boh,
Non vi so dire, derivano tutti quanti degli speciali. Comunque, a parte questo, andiamo al succo del discorso. Questo qua lo rimettiamo così perché mi piaceva che si vedeva qua sotto. Guardate che figata. Bello. Allora, dove nasce tutta questa confusione? Beh, la confusione inizia quando l'anno scorso, con l'uscita dello speciale, vi ricordo che il Pianeta dei Morti, dopo il primo Color Fest, è iniziato a uscire sugli speciali con regolarità, quindi ogni anno c'era il Pianeta dei Morti sullo speciale, continuava questa saga. L'anno scorso, sullo speciale, esce il progetto X. Un'altra cosa, sempre di Bilotta, oltretutto Bilotta me l'aveva anche accennata una cosa del genere nell'intervista che gli feci su Mercurio Loi, ma comprensibilmente senza spoilerarmi che effettivamente non si trattasse di un proseguo della saga del Pianeta dei Morti, ma di una cosa differente, questo speciale del 2022. In quel caso, in quell'ambito, l'ho pronto catturato qui, nel piccolo redazionale dello speciale di Roberto Recchioni. Recchioni diceva che, chiaramente, il sempre straordinario Alessandro Bilotta abbandona per il momento la saga del Pianeta dei Morti. Quindi, per il momento, gli si richiese, e lui ci ha sempre detto, Recchioni, che era in pausa anche a Lucca. Ha dichiarato apertamente lo stesso Masiero che la saga era in pausa, che sarebbe ripresa nel 2025. Perché? Perché c'erano questi due numeri del progetto X che Sclavi voleva assolutamente anche per il ritorno al classico. Quindi 2023, 2022-2023, ho sbagliato date prima, scusate, 2022-2023 il progetto X sugli speciali, 2025 il ritorno al Pianeta dei Morti. Di qui tutto bene. Ma poi succede questo. Succede che il social media manager, cioè chi gestisce effettivamente il profilo Facebook di Sergio Bonelli Editore, che è un organo di informazione ufficiale di Sergio Bonelli Editore al pari del sito, che ci dice? Ci dice, parlandoci del Pianeta dei Morti e facendo pubblicità al volume 5, che c'ho proprio qui, ci dice: il Pianeta dei Morti è finito. Non ci saranno più nuove storie. Non è previsto che continui con nuove storie. Autore Dylan Dog, Sergio Bonelli Editore. Verrà completata in cartonati con tutte le storie già uscite. Vedi uno, non sono previsti inediti. Apriti cielo. Perché? Perché l'ultimo Pianeta dei Morti, che poi vi dico anche come si chiama, una risata vi resusciterà, è un Pianeta dei Morti che vede una figura centrale di Grucio. Ma per ricollegarsi al primo, che poi è l'ultima uscita del Color Fest, lascia tantissime cose a metà, tantissime storie incomplete, lascia un periodo temporale lunghissimo. Ci può stare. Ma ci può stare, è fatto male. E quindi che succede? Quando tutti quanti iniziano a rumoreggiare, anch'io faccio il video su quella cosa, interviene Recchioni su un forum e dice: come detto altre volte, poi sembra. P poi cascano sempre dalle nuvole da Bonelli, no? Cascano sempre dalle nuvole. Come detto altre volte, vi state contraddicendo ogni 5 minuti. È inutile che mi fai la reprimenda. Questo glielo contesto. Il PDM è stato messo in pausa. Scelta di Tiziano per tornare ad avere un solo Dylan. Non è detto che questa cosa non cambi in futuro. Io che il Pianeta dei Morti l'ho fortemente voluto, ci spero. Allora, un conto è mettere in pausa una cosa, un conto è avere un no di Tiziano Sclavi e poi casomai cercare di fargli cambiare idea. E poi vediamo il perché. Perché? Ve lo spiego. Perché fargli cambiare idea è una cosa differente da mettere in pausa un progetto perché in questo momento ci sono altre storie. Perché? Perché il fumetto non si fa in 5 minuti. C'ha i suoi tempi. Andiamo avanti. Ieri sera, Bilotta, su un suo post, appunto in cui si parlava del Pianeta dei Morti, che
diciamo, ricondivideva il post del Pianeta dei Morti di Sergio Bonelli Editore sul profilo ufficiale Facebook di Dylan Dog di Sergio Bonelli Editore, diceva ma a Roberto Russo, ma sul serio non sono previste altre uscite? E lui diceva, la saga è semplicemente in pausa. Però decidetevi, perché scelta di Tiziano per tornare a avere un solo Dylan, non è detto che questa cosa cambi in futuro, non è una pausa. Cioè, il fatto che non cambi nel futuro, nel mondo del fumetto, significa che adesso non si sta scrivendo nulla sul Pianeta dei Morti, oppure quello che è stato scritto non è in previsione di stamparlo, non è in previsione di completarlo, che poi è stato scritto. In realtà no. In realtà no, perché vediamo con i tempi, in questo momento non ci sarà una riga di un possibile volume inedito da stampare del Pianeta dei Morti. Quindi Tiziano dice no, ci auguriamo che cambi idea, non significa pausa, significa che è no. Poi in caso gli facciamo cambiare idea, ma la pausa è una cosa diversa. La pausa significa, nella programmazione, noi adesso ci mettiamo due numeri del progetto X e poi di nuovo il Pianeta dei Morti, casomai con il volume finale, che poi va a chiudere e a ricollegarsi con il Color Fest 2. Non significa che è in programmazione, significa che è fermo, diverso. E in tutto questo, come è andata avanti sta serie? Perché questo è anche importante, le tempistiche. Allora, la serie regolare, fra virgolette, nel senso la serie dei Color Fest e degli speciali, è andata in stampa fino adesso dall'agosto 2008 al settembre 2021. I primi due numeri, cioè la conclusione della saga, che è stata la prima apparizione del Pianeta dei Morti nell'agosto 2008, e poi dopo ben 5 anni, nell'aprile del 2013, sempre sul Color Fest, il numero 1, quello che abbiamo visto prima a colori sul cartonato. Poi, tra gigante e speciale, che poi è il gigante e lo speciale stesso, dal novembre 2013 fino al settembre 2021 ci sono stati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volumi. 8 volumi. Calcolando che però il numero 1 contiene del volume, contiene, come vediamo qui il cartonato, questo qui, sia Addio Grucio sia Il tramonto dei vivi morenti, quindi il primo Color Fest e il primo gigante, il secondo Color Fest e il primo gigante. È stato ristampato in volume nel gennaio, fine gennaio del 2021. La saga ha avuto una stampa molto irregolare a causa della crisi della carta, a causa di tante ragioni, ma molto irregolare. La vedremo perché? Perché se il volume numero 1, io sto parlando dei cartonati, che poi alla fine sono quelli in cui le persone hanno investito più soldi, tra il volume 1 e il volume 2 passano 252 giorni, quasi un anno. Il volume 2, La casa delle memorie, viene stampata, viene mandata in libreria il 7 ottobre, dal gennaio, dalla fine del gennaio del 2021. Poi 161 giorni per il successivo, il volume 3, marzo del 2022, 197 per il volume 4, che è di fine settembre 2022, 119 per il 5, quindi il momento più veloce è stato tra il 4 e il 5, questo qui il 5, del gennaio, fine gennaio 2023, un po' come era iniziata a fine gennaio 2021. Ora è stato dichiarato che ne verrà pubblicato ipoteticamente uno ogni 6 mesi, quindi ipoteticamente Saluti da Undead, che è il prossimo che dovrà uscire, la prossima ristampa in cartonato dovrà uscire, probabilmente uscirà a luglio di quest'anno, del 2023. La grande consolazione il 7 a gennaio del 2024 e Una risata vi resusciterà, il volume 8, a luglio 2024. Nel frattempo, il progetto X, che è lo speciale sostitutivo, fra virgolette, del Pianeta dei Morti, che è andato lo scorso anno, è uscito appunto a settembre del 2022, come escono tutti quanti gli speciali. Il prossimo uscirà a settembre di quest'anno, ma sappiamo benissimo che questi speciali vengono conclusi, terminati, chiusi a luglio,
perché poi agosto è tutto chiuso, a fine settembre devono uscire, quindi a inizio settembre probabilmente inizierà la stampa, inizierà la revisione, l'ultima revisione delle bozze, una cosa del genere, ma a luglio deve essere finito, probabilmente anche con la copertina, e qui siamo tornati ai brossurati, ovviamente. Quindi questo significa che un eventuale nuovo volume, un nuovo uscita, un eventuale inedito del Pianeta dei Morti deve uscire necessariamente a settembre del 2024, perché esce in concomitanza con lo speciale. E il lavoro su quel numero dura più o meno 12-14 mesi, perché me lo disse Bilotta nell'intervista che gli feci su Mercurio Loi. Con tutti gli impegni che ha Bilotta, con tutti gli impegni che hanno i disegnatori, per fare 168 tavole, 168 pagine, che sono 164, 162, 164 tavole, una cosa del genere, ci vuole almeno un anno e qualcosa. Ad essere veloci. Calcolando che potrebbe essere l'ultimo numero, quello che deve ricollegare una serie di cose, secondo me i lavori andranno anche più lentamente, perché appunto c'è bisogno di ricollegare. Ora, sto Pianeta dei Morti, se effettivamente vuole uscire a settembre del 2024, deve ricevere luce verde, questo nuovo inedito, entro giugno di quest'anno, ma a dir tanto, a voler proprio stare strettissimi coi tempi, perché poi a settembre lo speciale annuale deve essere pronto. Cioè non è che poi a settembre si dice no, non abbiamo finito, lo pubblichiamo a dicembre. No, i tempi da edicola di Bonelli sono rigidi e vedo complicato che a settembre di dell'anno prossimo si dica no, non siamo riusciti a finirlo, adesso pubblichiamo un'altra cosa e poi a settembre dell'anno prossimo pubblichiamo effettivamente l'inedito che doveva andare. No, bisogna dargli il tempo. Quindi, per ricevere luce verde, per convincere Sclavi a ridare l'ok a un nuovo inedito, hanno in tutto marzo, aprile e maggio. In questi tre mesi, Bonelli, Bilotta, Recchioni devono convincere Sclavi che il Pianeta dei Morti deve tornare. I tempi ci stanno, però ditemi voi se effettivamente può essere interessante. Questo perché? Questo perché l'eventuale nono volume del cartonato del Pianeta dei Morti dovrà essere pubblicato, rispettando la tabella, che però sui cartonati è molto più, l'abbiamo visto prima, è molto più elastica, a gennaio del 2025. Per poi concludersi completamente con l'ultimo volume interamente a colori, che quindi mi giustifica anche lo stesso prezzo perché sono meno tavole, perché è un Color Fest da 96 tavole invece che 168, 164, col volume 10. Ci starebbe pure la cappa, la 10 volumi, tutto quanto. Quindi io credo che questo inedito si possa, si debba e si voglia fare. Ma riusciranno i nostri eroi a convincere Sclavi in tre mesi che questa cosa si deve fare? Non lo so. Non lo so. Altrimenti poi slitta tutto. E se slitta tutto, ancora di più come sta slittando adesso, ragazzi, un cartonato ogni sei mesi è follia. È un lasso di tempo infinito tra una storia e l'altra. Capisco che noi siamo passati da una pubblicazione appunto ogni anno dei brossurati e la pubblicazione di quest'anno Nel nome del figlio, la pubblicazione di gennaio, quindi del mese scorso, Nel nome del figlio è del 2018, quindi sono passati tre anni, quindi diciamo che il tempo, però fra un po' sarà molto più stretta, no? Per esempio una risata vi risusciterà del settembre 2021 verrà pubblicato nel 2024, no, sempre tre anni dopo, due anni e mezzo dopo. Quindi questi tempi sono molto lunghi.
ma al contempo non permettono di essere allungati di più. Non puoi dire, ok, il nono volume, il decimo volume lo pubblico nel 2026. È esagerato. Cioè, io per finire la serie quanto tempo ci metto? Dopotutto sono 10 volumi, ristampe di 10 volumi. I tempi sono questi. Le notizie sono queste. Da Bonelli non ci sono approfondimenti, non ci sono dichiarazioni ufficiali. Dicono sempre che bisogna vedere il sito per capire tutte quante le notizie. Io credo che anche i profili Facebook ormai siano sdoganati, anche quello che si dice su Instagram ormai è sdoganato, cioè voglio dire, altrimenti che ce li metti, che informazioni dai lì? Informazioni che non sono ufficiali, no, è un tuo organo ufficiale, quindi informazione ufficiale. Ma la vedo molto dura, credo, spero, voglio veramente... spezzare una lancia su questa cosa. Io sto video ovviamente Sclavi non lo vedrà mai, però sì, ripensaci, cioè Sclavi, ripensaci, fagli fare questo ultimo volume, fagli concludere questa saga a pilotta, che è una saga interessantissima, falla concludere con un volume, ci si riesce senza problemi, avremo 10 volumi bellissimi di Dylan Dog, una saga emozionante, andata in stampa per 12 anni, che non ha mai stufato, che ogni numero ha avuto sempre un grosso riscontro, per cui permettigli di fare questa cosa. Dopotutto, in questi 10 anni hai permesso di tutto e di più su Dylan Dog. Non vedo perché in questo momento, per un volume, per 168-164 tavole, fa tutte ste storie. Sinceramente, non lo trovo giusto nei confronti dei lettori. E a margine, noto a margine, suo Sassolino me lo devo togliere. Perché Sclavi è Sclavi, ma non può fare il padre padrone di Dylan Dog. Se l'ha inventato, l'ha portata avanti, è stato geniale. Ma Dylan Dog è patrimonio anche dei lettori che hanno permesso tutto quello. Va sempre ricordato come questo canale viva e prospera grazie a voi lettori, non soltanto grazie al mio impegno e a quello che vi posso proporre, ma è grazie a voi lettori. Stessa cosa Dylan Dog, in potenza, all'ennesima potenza. Dylan Dog senza lettori non esiste, perché nessuno lo legge. Quindi, ok, Sclavi vuole tornare al classico, torniamo al classico, ma non stoppiamo cose che vanno chiuse, come nel video di ieri, no? Per tornare al classico, 3 volumi, 2 volumi. Per fare la cosa inversa, la volta scorsa, ci sono voluti 12 volumi. 12. E per arrivare al 666 ce ne sono voluti 10 più 6. I 10 del ciclo della i 9 del ciclo della meteora, il 400 e i 6 del ciclo 666. Quindi Tiziano, te prego, sii ragionevole sul pianeta dei morti. Ciao belli.